Adriana Boccagrifa, giudice delle migliori coppie di questa 52esima esposizione internazionale canina di Montichiari. Per cui invito la giudice ad accogliere nel nostro splendido ring d'onore la coppia di cane da pastore bergamasco, la coppia di Basenji, dalmata, segugio italiano a pelo raso, Petit Gascogne, Airedale, segugio italiano a pelo forte, ed ecco la coppia di volpini italiani. Ed è tutto per le migliori coppie, denominatore comune appunto è la coppia presentata da un maschio e una femmina appartenenti alla stessa razza. Quali sono le caratteristiche che il nostro giudice andrà a valutare? Nel rispetto dello standard di razza, infatti non mi stancherò mai di sottolineare come i nostri giudici non fanno mai un paragone tra un soggetto e l'altro, ma sempre tra il soggetto che si trovano davanti agli occhi e lo standard ideale della razza. Nel raggruppamento delle migliori coppie viene anche valutato quella che è l'omogeneità di tipo, le caratteristiche sessuali secondarie, la mascolinità nel maschio, la femminilità nella femmina, quanto meglio è assortita la coppia presentata. Ed ora invito la nostra giudice a recarsi sul podio per la premiazione, dove accoglierà al terzo posto cane da pastore bergamasco. Al secondo posto la razza che affonda le sue origini nella terra natale di Nina Moric, il dalmata. Al primo posto mi metto in mezzo. Vi dico che è un segugio italiano e ne abbiamo due. Miglior coppia della 52esima esposizione internazionale canina di Montichiari, gruppo cinofilo bresciano 2014, è la coppia di segugi italiani a pelo forte.